noi abbiamo attivato tutte le misure di contenimento come dettate dalle direttive emanate dagli organi regionali e dai distretti dell'ASO. Quindi noi dai primi di novembre abbiamo effettuato i tamponi rapidi sia a tutti gli ospiti sia a tutti gli operatori. Manteniamo l'utilizzo dei PPE, in particolare mascherine FP2, guanti e quant'altro richiesto. Nonostante tutto, si è venuto a creare questo focolaio e non riusciamo a spiegare. Attualmente il focolaio riguarda una quindicina di ospiti e 4-5 operatori. Da quello che sappiamo, tutte le strutture Covid sono abbastanza piene. Noi trasferiamo quelli più critici in ospedale, perché chiaramente hanno bisogno di cure specifiche, ma attualmente uno solo è ricoverato in ospedale. Siamo seguiti dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASO, quindi attraverso le USCA vengono a monitorare costantemente la situazione. A livello organizzativo abbiamo chiaramente istituito delle zone rosse dove sono confinati tutti i casi positivi e abbiamo messo in atto chiaramente per un'organizzazione del personale, non c'è commistione del personale tra positivi e non positivi. Ecco. Le visite erano già bloccate, anche se noi avevamo la possibilità di poterle fare perché comunque abbiamo una parte della struttura che era staccata dal resto, completamente chiusa, e quindi erano in sicurezza, però era già una ventina di giorni che le visite erano bloccate. Quindi andiamo avanti con le videochiamate, telefonate, tutto qua.